diritti al cambiamento. È questo lo slogan scelto da Francesco Baldelli per la sua candidatura alle elezioni regionali di settembre. Per 10 anni primo cittadino di Pergola, è attualmente il vicepresidente nazionale dell'ANCI, l'associazione che unisce ben 8.000 sindaci d'Italia. Ora Baldelli tenta il salto in consiglio regionale, tra le fila di Fratelli d'Italia, a sostegno del candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Tra i suoi cavalli di battaglia, come sempre, c'è soprattutto la sanità. Dobbiamo riscrivere completamente un piano sanitario regionale che ha distrutto la sanità pubblica nella nostra provincia, e quello che è grave è che è stata distrutta da un presidente di regione che viene proprio dalla nostra provincia, ossia da Luca Ceriscioli. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riaprire gli ospedali filtro nell'entroterra e l'ospedale di Fano per appunto filtrare tutti quei pazienti che per le basse, medie complessità non debbono essere assistiti ovviamente dall'ospedale di Pesaro, che deve essere l'ospedale delle eccellenze. Hanno trasformato l'ospedale di Pesaro con tanti professionisti che se ne sono andati o tanti professionisti che giunti a riposo non sono stati rimpiazzati in un ospedale generalista, quindi hanno abbassato la qualità delle prestazioni e dei servizi che vengono offerti dalla sanità della nostra provincia. C'è un dato e non possiamo essere smentiti che conferma tutto questo: la mobilità passiva. I cittadini della nostra provincia, dopo le sciagurate riforme compiute dalla regione Marche con i piani sanitari regionali di Spacca e Ceriscioli, corrono sempre più verso altre regioni, in modo particolare l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto. Tra le priorità elencate da Baldelli vi è quella di restituire dignità alle forze dell'ordine, che a detta dell'ex sindaco di Pergola meriterebbero una maggiore tutela. Altro tema centrale poi è quello delle infrastrutture, le cui criticità starebbero penalizzando soprattutto la provincia di Pesaro Urbino. È la provincia che da un punto di vista infrastrutturale è più indietro di tutte le altre province della nostra regione dopo l'apertura della Quadrilatero, che ha spostato gli interessi turistici ed economici verso il sud delle Marche. Abbiamo la necessità di completare la Fano-Grosseto, abbiamo la necessità di realizzare una complanare tra Fano e Pesaro che sgravi la nazionale di tutto il traffico locale. Abbiamo la necessità di collegare la Quadrilatero con la Fano Grosseto, la nostra provincia e i nostri caselli autostradali, perché altrimenti perderemo tutto quel flusso che un tempo sceglieva le nostre bellissime spiagge per passare le proprie vacanze, per i propri interessi non solo turistici ma a volte anche di impresa, che oggi sono spostati con l'apertura della Quadrilatera dal Conero fino alle Basse Marche, tanto che si parla della Civitanova, di Civitanova Marche come della nuova Rimini delle Marche. Dobbiamo far sì che Pesaro, Fano e tutto il nostro bellissimo introterra torni al centro dell'interesse della politica.